Qual è il confine tra normalità e pazzia? Difficile dirlo, sicuro è che i vespisti fanno parte della seconda schiera. Non so da chi e non so quando sia nata l'idea di organizzare questo raid. Sicuramente da chiacchiere fatte dopo troppi bicchieri scolati da manie di grandezza tipo «cosa vuoi che sia, ho fatto ben altro in vita mia». Ma stare in sella tutta notte e tutto il giorno su giù per i passi dolomitici vi assicuro non è cosa da bambini. Ricordo anche la paura di non trovare adesione a questo improbabile raid, ma si vede che Vespa più internet è uguale a pazzia. Infatti, il numero massimo fu raggiunto. Come al solito, con il minimo di ritardo, siamo quasi pronti per partire al grande primo raid notturno delle Dolomiti. Allora, la domanda era: ma il Red con cosa arriva al raid? Dopo aver speso 2 milioni e mezzo alla SIP di pezzi di ricambio. Ma dai, scherzo? Ma non è asino. O 2 milioni e mezzo o 3 milioni e mezzo, non mi ricordo. Ma non è possibile, allora ha comprato accessori, non ha comprato un po' di motore. Motore, accessori, tutto. Motore? Motore, pezzi, non si sa, è tutto. Ma stai filmando, no? Come stai filmando? Sì, sto filmando. E mi filmi, infatti, dai primi piani così per sapere. Sì. Allora, secondo te? Ah, non ho idea, io non ho idea di cosa posso aver comprato. Due pali e mezzo, secondo me, figa, ti compri tutto quello che vuoi. Tutto quello che vuoi. Anche con quella, cioè... Ah, quella che arriva, quella blu e bianca, gli ha messo su 2,5 milioni, 3,5 milioni di roba dalla SIM. Quindi il telaio è rimasto quello? Sì, dovrebbe. Sì, ma aspetta, secondo me è speciale anche con il telaio, no. Perché l'aveva rovinata. No, mi ha tagliato via le pance. Rovinato, cioè, quando è caduto... Tu cosa fai quando cadi? Porti la carrozzaia e lo rivernici. Lui no, prende la motosega e taglia via il pezzo di pancia graffiato. Sì. Prima che te addormenti, secondo te, Silvia? No, per la domanda di prima. Con cosa viene giù il Red? Cosa l'ha fatto, secondo te? Io spero che nessuno gli dia da bere. Speriamo che non l'abbia speso in alcol quei soldi. Se li è fumati in Scozia. E quasi puntuali, ok, va bene, in netto ritardo arriviamo al primo punto di ritrovo, Treviso, dove ci attendono impazienti gli altri vespisti. Primo frettoloso esame dei mezzi reciproci, saluti, baci, abbracci e presentazioni. Dopo aver tanto discusso in chat e sul forum, finalmente ci si vede in faccia e ci si vede le vespe. Grande pentolo! Grande pentolo! Boh, contro la macchina! Veniamo da... ma la parte più bella è il fadalto, Beh, penso che dopo ne avranno abbastanza di curve, no, dai. Vai tranquillo. Lei si potrebbe presentare, l'altra volta non c'era. È vero, io sono Bedorzia, in arte e una rivista fatta e degna del non ci credo. Canale 5, Italia 1 e tutte le banane di contorno. Le domande perfette colpivano nel segno dell'intervista. Lui c'era? Lui, certo che c'era, lui guidava come al solito, guidava il furgone. Purtroppo. Anche stavolta. Anche stavolta? Anche stavolta. Allora posso venire se ho freddo? Magari. Io posso venire quando sonno? Dai! Non ce la fa. Un mito, una leggenda. La palpebra. Che cazzo hai combinato? Me la sono strappata. Siamo pronti? Quasi, scarichiamo i mezzi. No, non dico che su quei camion. Accendo solo. C'è anche chi per partecipare al ride ha preparato dei bolidi da superbike. Ma che cazzo di motore c'hai sopra? È falsificato che spinto. Ma era la tua bella Vespa questa? Sì, ma l'hai distrutta, dai, non è possibile. Personalizzare. Guarda le ruotine dietro, che misura.
La 2090-10. Oh. Guarda quella davanti. Mamma mia. 120. Ma che, non è vero che hai chiamato. No, ma c'ho la sella di burro in momenti di divertimento. Ho preso la parte larga del cerchio. E ovviamente il mago delle elaborazioni, Christian, non resiste alla tentazione di provare il bolide. La curiosità, ma che gli hai messo? 210 un 210 lurido. 210, ma il trucco è il carburatore, guarda. Cioè Luca ha fatto un lavoro da panico. Da panico. E il volano. Il volano è buono. Il volano è il problema seco è che non mi tiene il minimo, perché è troppo leggero e non ci fa dare il movimento. A parte tutto sono senza freno posteriore. No. Sì. Praticamente. Vediamo l'arrivo di Christian. Prena un cazzo, eh! Non frena! Prena un cazzo! Davanti va il freno! E gli impavidi vespisti, rassicurati dalla bella giornata ed eccitati per l'avventura appena iniziata, percorrono velocemente la strada per arrivare al Fadalto. Eppure sembra di vedere qualche nuvoletta all'orizzonte.